In 50 hanno raggiunto Lampedusa nella sera di domenica 8 settembre, soccorsi dalla Ocean Viking. La nave è gestita dalle ONG Medici Senza Frontiere e SOS Mediterranee. La nuova operazione di salvataggio è stata annunciata in modo congiunto dalle due organizzazioni con un tweet. Tra le persone salvate 12 minori e una donna incinta, il soccorso iniziato nel pomeriggio di domenica è durato 3 ore. La nave era stata protagonista alla fine di agosto dell'ennesimo braccio di ferro sullo sbarco di migranti. L'imbarcazione è rimasta poi 15 giorni a largo della Libia con oltre 350 migranti a bordo, prima del via libera del governo di Malta.